Buonasera a tutti gli ascoltatori di Saiuz Web Network. Siete qui nel nostro spazio settimanale, spazio aperto appunto, e questa sera abbiamo due ospiti molto particolari, devo dire. Io ho parlato poco fa con loro e credo che avremo occasione di risentirci molto presto. Abbiamo in collegamento da Pordenone Cristiano Di Paolo Antonio. Buonasera Cristiano, e suo fratello Simone. Buonasera. Buonasera Simone, benvenuti. Allora, Cristiano è uno dei coordinatori del presidio Stop Scie Chimiche di Pordenone, appunto. Cristiano, vorrei farti subito questa domanda per entrare nel merito dell'argomento di questa sera. Il vostro presidio, sottolineiamo questa parola, dopo spiegheremo perché. Il vostro presidio nasce, quando e perché soprattutto? Allora, nasce circa 6 mesi fa, quindi eravamo a fine maggio, perché diciamo ci siamo ritrovati anche noi a parlare di scie chimiche, perché poi comunque c'è sempre qualcuno che fa notare questo problema. In quel caso era un certo signor Toni che è qui presente, ve lo presento, ve lo faccio vedere. Ecco qua. Allora, praticamente era già un illuminato, diciamo, di questi misfatti, di queste cose negative. Purtroppo lui già ne era venuto a conoscenza in modo molto dettagliato, e noi diciamo che su questo argomento ancora non ci eravamo resi conto, perché è sempre un tipo praticamente di attenzione che, se non comincia, stranamente non si riesce a focalizzare un problema che magari è immenso, perché, semplicemente perché non ci si è concentrati su quell'argomento e ci si è concentrati su altre cose. Quindi diciamo che, ad esempio, questo è anche un motivo per cui noi non critichiamo mai gli altri, che, come fa tanta gente, ma non si accorge nessuno, sono tutti rimbambiti, tra virgolette. Però diciamo che lo siamo stati anche noi per molto tempo, quindi non abbiamo, diciamo, questa facoltà di poter criticare gli altri. Semplicemente ci mettiamo adesso all'opera per divulgare quello che noi siamo, che a noi, diciamo, siamo venuti a conoscenza in un secondo momento della nostra vita. Quindi da maggio in poi è stato un'escalation, diciamo. E comunque un anno fa il problema era molto meno evidente, adesso sono partiti proprio giorno e notte come una guerra. Allora, C'è prima di stato un andare avanti, vorrei, scusami Cristiano, vorrei dare ai nostri ascoltatori il numero di telefono per partecipare attivamente alla nostra trasmissione, quindi potete chiamarci, interagire con noi allo 0422 1626 622, oltre naturalmente a poter utilizzare la chat di Saiuz Web Network. Quindi Cristiano, tornando a noi, vi siete così costituiti in questo presidio proprio perché il problema si è fatto sempre più grave, ma nello specifico, il problema, come si è manifestato in questa gravità? Ma diciamo che ce ne siamo accorti tutti, diciamo che dall'anno scorso specialmente c'è stato un intensificarsi massiccio, appunto, di questi voli che procurano le scie chimiche. Ecco, Quindi, appunto, le scie chimiche sono quelle strie che vediamo nel cielo, dopo il passaggio di un aeroplano. e che non sono scie di condensa. E solo per il 90% aerei di linea. È Ecco. importante precisare che non sono aerei militari. No, infatti sono aerei assolutamente identificabili. Quindi la formazione di queste scie, che non sono semplice vapore acqueo condensato, sono invece composte da cosa? Diciamo da sostanze, sono miscele di sostanze tossiche di vario genere. Alluminio, bario. Bario, stronzio, manganese, ce ne sono di tutti i colori, tra virgolette, e li cambia, la composizione viene cambiata a seconda dell'effetto che si vuole creare, quindi non è neanche diciamo, una composizione diciamo, che è sempre quella, varia, anche quella, anche perché comunque all'interno ci sono delle sostanze che attaccano non solo l'essere umano, ma anche le coltivazioni. Bisogna dire anche questo. Quindi a volte servono determinate sostanze che mettono ancora più in ginocchio le coltivazioni, oltre alla guerra climatica, quindi le bombe d'acqua che possono arrivare, gli uragani e via dicendo. Quindi c'è un incastrarsi di complessità di situazioni che è immensa, diciamo.
E dall'anno scorso ci siamo resi conto che le stagioni non ci sono proprio più. Se un po' di anni fa erano già modificate, c'era gente appunto lungimirante che già si era accorta di tutto, adesso come adesso penso che qualsiasi persona si può rendere conto che le stagioni non ci sono più. Ecco, leggevo adesso un messaggio giunto dalla chat, da Stracchino. Perché non fanno le analisi in quota? In quota, non a terra, che sono inutili. Ora, vorrei dire, Alessandro, che ci ha raggiunti Ugo Lombardi, che... Ciao, ragazzi. Ovviamente... Ciao. E con noi siamo insieme ogni mercoledì, quindi ecco, Ugo è medico, certo, per cui può contribuire assieme a voi naturalmente a dare un'idea di quelle che sono le conseguenze. Infatti quando... una parentesi breve, scusa, il messaggio che hai letto un attimo fa, sì, per chi non lo sa, che magari c'è anche gente che queste cose non le segue, è un troll. Ah, ecco. Sono dei disinformatori pagati coi soldi di noi altri per creare confusione e disperdere la gente, perché evidentemente questo, che diciamo che è un argomento di persone montate, di persone fuori di testa, che devono essere per forza, sono dei megalomani, evidentemente è un argomento che dà molto fastidio, e quindi appena si comincia a trattare intervengono questi disinformatori pagati appunto dal regime coi soldi di noi altri. Stracchino sarebbe Rosario Marcianolo, ecco, Stracchino è un nome pochi che ha fatto, esatto, comunque è un nome per prendere in giro. Rosario Marcianolo di Tankerene, che è, diciamo, il più grande blogger italiano, che traduce tantissime informazioni dall'americano, dall'inglese, comunque all'italiano, quindi diciamo che la maggior parte del materiale che circola sul web materiale comunque ufficiale e scientifico che gira sul web è per merito suo. Quindi diciamo che la maggior parte degli attacchi di questi troll, anche denigratori ma anche molto stupidi, derivano appunto, sì, vanno a colpire molto spesso questo Rosario Marcianelli. Bene, allora cerchiamo di riportare la cosa a livelli di chiarezza e di immediatezza. Come vi dicevo, Ugo è un medico, quindi lui può spiegare meglio di chiunque altro e rispondere anche in diretta a chi evidentemente... alle idee poco chiare o ha voglia di averle poco chiare, può spiegarci quali sono gli effettivi danni che l'immissione nell'atmosfera e quindi nella nostra aria, nelle piogge, nei terreni, eccetera, di sostanze chimiche di questo genere provocano sul corpo, sull'essere umano. Io, Cristiano, intanto saluto i nostri ascoltatori e saluto voi. Complimenti per quello che fate, è importantissimo. Servono naturalmente persone non solo illuminate, ma anche che abbiano voglia di studiare il fenomeno. E questo fenomeno è un fenomeno che quasi in sordina sta un po' coinvolgendo tutti quanti. Prima di parlare di quelle che sono le possibili effetti di queste sostanze, come dicevi tu, alluminio, stronzio, sostanze bario, sostanze radioattive, sostanze che possono anche alterare il metabolismo di alcuni enzimi presenti anche nel nostro organismo, e mi riferisco soprattutto all'alluminio, che può inficiare la produzione di melatonina e quindi, come dicevi tu, può essere una delle cause di una facile insorgenza di malattie cerebrali, ma anche di malattie collegate ad una incapacità funzionale. Io mi chiedo quale autonomia consente a chi produce queste scie di diffondere in tutto il mondo una sostanza che credo sia formata da polimeri, accanto ai quali poi ci sono queste sostanze veicolate. Perché la domanda non è peregrina, tenuto conto che tutti gli stati, compreso il nostro, a cui è stata rivolta ufficialmente una richiesta di spiegazioni relative a questo fenomeno, hanno negato addirittura l'esistenza del fenomeno stesso. Le conclusioni magari le faremo, se siete d'accordo, durante il percorso del nostro programma. Ma capire soprattutto il perché e chi compie queste azioni sarebbe naturalmente interessante. Intanto partirei con questa domanda che io faccio a voi: chi pensate che faccia questo e perché secondo voi lo fa? Beh, tanto è una struttura sovrapolitica, ovviamente, perché la politica, ormai lo sappiamo tutti, è solo un'emanazione della massoneria per farci perdere tempo, per farci, diciamo, vivere continuamente nella dualità, prendere sempre una posizione, cioè diciamo
scontrarci col prossimo e polarizzarci sostanzialmente. Quindi c'è qualcosa di più in alto che sta conducendo questi giochi, e i fini sono molteplici, quindi dai fini noi riusciamo a capire anche le motivazioni, perché i fini sono tanti, potrebbero essere, come si è visto, la modificazione del DNA umano, l'indebolimento comunque della psiche dell'essere umano, del corpo dell'essere umano, quindi è comunque sempre un attacco all'uomo, dell'ecosistema, indebolimento dell'ecosistema. Però quello che noi diciamo, lo continuiamo sempre a ripetere, il sistema che si è creato a livello mondiale, che è un sistema completamente parassitario, è un sistema che alla fine si nutre di due facce, cioè unire l'utile al dilettevole. Cioè ogni volta che loro comunque fanno un qualcosa che diciamo che per loro è dilettevole, perché il loro fine massimo è quello di dominare il mondo, di dominare le popolazioni e di metterle in ginocchio il più possibile, loro nel frattempo ci guadagnano sopra pure. Quindi faccio un esempio, dopo andremo a vedere un attimino, non so se avete tempo, me lo dite voi quando, andiamo a vedere un attimino l'accordo Berlusconi-Bush, sulla quello che è stato fatto nel 2001 a Genova, e se cominciamo un attimo a leggere tutti i partecipanti dell'accordo, quindi gli enti, soprattutto gli enti, quelli governativi, o gli enti pubblici o privati, insomma anche quelli privati che partecipano all'accordo, sono tutta gente con le mani in pasta nelle casse dello Stato, quindi la guerra climatica fa guadagnare un sacco di soldi, diciamolo, perché è un modo, un espediente, nonostante una crisi appunto creata comunque apposta, mondiale, senza precedenti, di continuare a mettere le mani dentro le casse nazionali senza che nessuno si metta a protestare. Perché quale persona oggigiorno, vedendo che ci sono strade distrutte, ci sono ponti crollati, ci sono coltivazioni in ginocchio, avrebbe il coraggio di dire gli aiuti statali non è giusto tirarli fuori? Assolutamente no. No, non penso che nessuno lo faccia, che possa farlo. Quindi noi ci possiamo addentrare su un qualcosa, che lo stiamo facendo già da un po', che va oltre il semplice attacco al DNA umano. Qui c'è anche, appunto, oltre l'utile, anche il dilettevole. Quindi ci sono grossi introiti, grossi guadagni, sono tanti enti pubblici che stanno chiedendo soldi in questo momento di guerra climatica con l'Italia in ginocchio. Quindi ci si può spiegare bene come mai una grande crisi agroalimentare che si è creata adesso in Italia, una grande crisi turistica, possa servire a qualcuno. Ma chi vorrebbe attaccare se stesso? Ma come mai? Si può spiegare invece, si può spiegare bene. È una torta che viene divisa in tante parti, tanti enti ci mangiano. Ed è già da un po' che noi stiamo facendo questi attacchi, e stranamente non ci querela nessuno. Noi stiamo aspettando una querela, stiamo aspettando qualcosa, che qualcuno ci dica: no, guarda che non lo potete fare, qua avete una bella denuncia sulla vostra. Ma come mai non ci denuncia nessuno? Hanno paura di agitare le acque? Cristiano, quindi quello che dite fa pensare ad una similitudine con la solidarietà fatta a richiesta dai truffatori romani, che hanno nascosto, hanno camuffato la richiesta di aiuto per avere poi degli utili, quindi esercitare un'azione di truffa. E tu questo vuoi dire? Cioè tutto questo è nato perché la gestione del clima internazionale debba essere poi motivo di non solo di ricatto, ma anche di produzione di denaro. No, voglio dire, essendo il sistema parassitario, e diciamo da lì non si può schiodare, nel momento in cui attacca deve anche tirare sulla linfa, perché sennò la forza per attaccare dove ce l'ha? È matematico, quindi è questo dualismo. L'attacco e il prosciugamento, perché lo sappiamo benissimo, ormai a livello mondiale la politica è questo, l'abbiamo visto dappertutto, destra, sinistra, centro, sotto, sopra, quando uno entra in quei meandri, in quei fiumi di soldi che girano, che sono sempre soldi di noi altri, dopo diventa un tutt'uno con quel sistema parassitario. Questo sta succedendo. Cristiano, nella chat continuano insistentemente, non solo lo stracchino di qui sopra, a chiedere come mai le analisi non vengono effettuate anche in quota. Ora,
Posto che volendo potremmo anche, possiamo dare una risposta a questo interrogativo, ma è come al solito, no, vorrei solo dire questo Cristiano, come al solito accade che si bada a queste minuzie e non si prendono in esame gli elementi che abbiamo sotto gli occhi. Certo. Purtroppo la situazione climatica è disastrosa e anche chi sostiene che siano sciocchezze o corbellerie come sto leggendo in questo momento, vi chiedo in quale oasi felice vive, perché solo qualcuno che non abita su questo mondo può fare affermazioni di questo tipo. Comunque, vogliamo spiegare perché le analisi in quota non vengono fatte, se effettivamente è così importante? Beh, ma perché dobbiamo fare noi quei soldi nostri che già ne spendiamo tanti, scusi? Scusa? Cioè, che provassero anche loro a farle per smentirci e scusarmi a sputtanarci. Perché non lo fanno? Perché non lo fanno? Noi abbiamo fatto le analisi che costano un po' meno, visto che siamo gente comune non mantenuta dai politici, e ci siamo andati a fare quelle della neve del Biancavallo, per dire. Lì sono state contestate perché noi invece di scrivere neve del Biancavallo abbiamo scritto acquedotto, ok? Perché abbiamo scritto acquedotto? Perché a quel tempo siamo stati consigliati malamente da qualcuno, dopo adesso non stiamo a raccontare tutta la storia perché è abbastanza particolare, per cui scrivendo acquedotto noi saremo dei demistificatori. Comunque l'esame dell'acquedotto ha dato praticamente il doppio della soglia massima di alluminio consentito nella scala. Da 200 a quasi 400. Ecco, quindi se fosse anche che noi siamo demistificatori perché non era la neve ed era dell'acquedotto e abbiamo le analisi col nome della ditta che le ha fatte, perché le abbiamo mostrate a tutti, adesso le porteremo alla magistratura, perché quello, abbiamo un sacco di materiale da dare al magistrato, perché quello è il nostro intento, e abbiamo raccolto anche un sacco di firme. Sarà un magistrato a dire che noi siamo dei mistificatori, rischiamo sulla pelle nostra, cosa che non sarà. Quindi l'acquedotto, se fosse che l'acquedotto è pieno di alluminio, è ancora ben più grave della neve, o è più grave la neve, o che scegliate quale delle due, però comunque fatto sta che quelle sono le analisi che abbiamo in mano. Quindi se questi vogliono farsele anche in quota per farci far la figura da fessi o da mistificatori, che lo facessero a spese loro. Perché infatti, più facendo, guardi, siamo gente, evidentemente siamo megalomani, che abbiamo questi complessi, dobbiamo metterci in mostra, dove non si sa, perché non stiamo andando alla RAI, sinceramente, per quanto abbiamo rispetto della RAI, anzi molto meglio della RAI sotto tanti versi, perché comunque non è venduta come la RAI, però dico, abbiamo il fuoco acceso per stare un po' al caldo, abbiamo una tenda su da 6 mesi, non è una tenda tirata su come tanti altri movimenti che tirano sulla tenda per farsi vedere in televisione, quindi spendiamo il tempo nostro, che rubiamo alle nostre famiglie, sinceramente, quindi siamo fessi a 100%. Sottolineare, cosa? È esattamente questo quello che si doveva sottolineare. Questo presidio è composto da cittadini che si sono organizzati senza darsi nemmeno una forma giuridica. Certo. Quindi sono persone che investono il loro tempo in questa azione di presidio nella quale credono fortemente, rinunciando a chattare comodamente da casa. Comunque, al di là di questo, torniamo a quello che è l'argomento veramente importante. Se ci mettessero queste persone, se hanno il coraggio, perché io li conosco comunque, ma non li prendo seriamente perché ci fanno ridere, ci fanno ridere, però ci fanno anche piangere, perché se esistono persone così a questo mondo siamo messi molto male. Comunque, allora, Cristiano, la risposta l'abbiamo data. Se mettessero loro la loro faccia, come facciamo noi ogni giorno, il numero, il telefono e il nome e cognome. Noi Appunto, la vostra faccia è la vostra miglior risposta, per cui ormai abbiamo capito che le analisi in quota non vengono fatte, se ci sono queste volontà che lo facciano pure. Ora andiamo avanti con l'argomento della trasmissione. Quindi torniamo, Ugo, un attimo a quelle che sono le conseguenze. Io volevo Antonella, un attimo soltanto. Prego chi ha fatto una chiamata, se può riprovare perché l'ho occupato la linea. Okay? Ah, ok. Okay, adesso starà chiamando, prego. Sono sempre gli stessi. Cristiano? Sì, ecco. Ecco ragazzi, no, volevo dire, al di là del controllo dell'impegno nella gestione del controllo meteorologico, è indubbio che queste sostanze che vengono veicolate probabilmente con questi polimeri determinano delle malattie, delle patologie non solo mentali ma anche di natura metabolica eccetera. Voi pensate che questo possa essere accomunato ad un interesse
di rendere la popolazione più vulnerabile e non solo più possibile. Certo, sono degli, praticamente ci stanno anestetizzando, praticamente quello che stanno facendo dalla mattina alla sera, perché comunque l'alluminio è risaputo che colpisce il cervelletto. E attaccano queste. E il fatto appunto che attacchino la ghiandola pineale, il cervelletto e via dicendo, fa sì che l'uomo non possa più evolvere, non abbia la potenzialità di evolvere né psicologicamente né spiritualmente. Perché comunque lo si sa benissimo che il corpo e la mente. Libro, c'è un parallelismo psicofisico che deve essere mantenuto per mantenere la vita. Se loro riescono a interrompere questo parallelismo, viene da sé che l'uomo è spacciato. Loro lo sanno benissimo. Bene. Non siamo spacciati subito dall'oggi a domani, ci vuole un po' di tempo. Intanto compriamo le medicine e intanto spendiamo i nostri soldini, che va bene anche quello. Perfetto, un attimo soltanto, abbiamo una persona in linea. Pronto? Pronto, parli pure. Pronto? Buongiorno, mi sentite? Sì, un po' con l'eco, però parli pure. Si presenti e parli. Ascolti. Pure. Ascolti. Allora, io ho letto sul Rosario, sito di... Rosario, noi non sentiamo nulla. Pronto? Pronto? Un attimo. Pronto. Abbiamo un problema con la chiamata. Va bene, intanto magari andiamo avanti, poi quando... Pronto? Quando ce l'abbiamo. Pronto? Siamo di nuovo in onda, Rosario? Sì, ve la mando in onda, chiedo scusa per un attimo di interruzione. Può succedere. Quindi... Ecco, ma al di là di voi siete convinti che questo obiettivo sia solo ed esclusivamente un controllo climatico? Potrebbe essere interessata anche un'industria bellica o comunque delle autorità, diciamo, non gestibili, che possano avere l'interesse a rendere diciamo, lo spazio aereo più fruibile con le indagini e con i radar, insomma, voglio dire, la presenza lo fanno anche per questo, ma non è l'obiettivo. Guarda, ti posso dire una cosa: tutto l'impianto bellico che si sono creati a spese nostre negli ultimi 100 anni come minimo lo stanno usando a tutto spiano nei nostri confronti. Loro, la loro tecnologia del tridimensionale è per operare al 100% l'attacco all'uomo che vogliono operare. Sono tutte balle, quelle che gli stati tra di loro stanno litigando, perché alla fine è lo stesso teatrino che noi vediamo da tantissimi anni della politica, dove litigano anche in piazza al 100%. Nelle trasmissioni e si attaccano e poi vanno a mangiare la pizza insieme. E l'abbiamo visto adesso che stanno facendo i governi insieme continuamente e non ci vogliono nemmeno portare al voto. Come facciamo noi a credere che l'America e la Russia, che hanno dei progetti super segreti e collaborano da anni insieme, che hanno tantissimo business da spartire insieme, si facciano la guerra? Non è credibile. Ogni anno ci creano questo tipo di paura, di aspettativa negativa, per farci stare lì buoni e non farci vedere il presente. È il presente che è drammatico. Il futuro, loro che ce lo fanno vedere in modo, diciamo, deformato, per farci paura e non farci prendere in mano la nostra vita adesso, nel nostro presente. Questo stanno facendo loro. Ma lo vedrete, anno per anno non succederà mai niente. Quello che sta succedendo di grosso è sopra le nostre teste. Tempo fa una richiesta fatta ad un onorevole italiano, il parlamentare Di Pietro, quando era in Parlamento, fatta una richiesta relativa alla presenza di queste scie chimiche nei nostri cieli e anche sulla possibilità che alcune potenze non italiane potessero invadere i nostri spazi aerei. La risposta credo di poter ricordare che sia stata quella di non poter gestire alcuni rapporti con altre nazioni, cioè quasi una diciamo impossibilità a poter diciamo essere a difendersi da questo tipo di coinvolgimento. Voi siete consapevoli di queste risposte, di questa? Guardi, abbiamo molta più paura degli americani che dei fondamentalisti islamici, e diciamo solo questo. Anche perché tutti i governi dei paesi coinvolti, nessuno fra loro ha dato delle risposte coerenti, hanno tutti quanti smentito, diciamo, ritenendo queste scie
di nessuna pericolosità, addirittura non esistenti. Certo. Allora, e queste sono state, scusami Cristiano, sono state delle interpellanze fatte ufficialmente in ogni governo interessato, parlo anche della Comunità Europea, oltre che del Canada, oltre che di altri paesi, voi sapete molto bene questo. Complici, male che le risposte non verranno mai fuori. Perfetto, un attimo vediamo se riusciamo a prendere la chiamata. C'è, pronto? Sì, ci sono, mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Prego. La allora, sentono. Vorrei fare una domanda, pronto? Allora, relativamente all'accordo Bush-Berlusconi. Ma per favore? Come? Vuole dirci il suo nome? Da dove chiama? Mi chiamo Paolo e parlo da Cremona. Grazie. Allora, io chiamo in merito al. Allora, quelli i signori del Presidio parlano spesso dell'accordo Bush-Berlusconi. Allora, io mi sono preso la briga di andarmelo leggere su internet, perché questo accordo, che non è affatto segreto, ma è visibile su internet per chiunque lo voglia andare a cercare, me lo sono letto con grande attenzione, e non parla assolutamente di geoingegneria clandestina, ma parla di variazioni climatiche dovute all'effetto serra e a sperimentazioni per risolvere il problema dell'innalzamento della temperatura globale. Per cui chiedo, avendolo letto attentamente, chiedo ai signori del Presidio, secondo loro, dove parla e come parla della geoingegneria e delle scie chimiche, perché secondo me non c'è neanche una riga che ne parla. Chiedo una risposta precisa e non generica, grazie. Abbiamo una risposta, se tu vai alla pagina 29, c'è proprio scritto sviluppo di modelli di aerosol atmosferico, e tu sai benissimo cos'è l'aerosol atmosferico, includono in particolare... Sì, che cos'è l'aerosol atmosferico? È l'aerosol che non certo quando c'è raffreddore se te lo fai in atmosfera. Oppure te ne leggo un'altra pagina, dove dice sviluppo di nuovi sistemi per la realizzazione di esperimenti di manipolazione sul vecchio sistema, che permettono di esporre vegetazione a condizioni ambientali simili a quelle attese in scenari di cambiamento globale. Parla di esperimenti su delle coltivazioni su piccole piantagioni, piccoli campi, non parla di variazioni del clima del terrestre in generale. Che ti ammazzano con le chimiche, è normale che fanno un accordo, in senso lato tratta il problema. Allora leggiamo un attimo, scusa un attimo, visto che ci sono, e dovevamo farlo già prima, ci sono tanti pubblici e privati che collaborano a questo progetto, visto che qualcuno come questo signore che sta parlando adesso ed è risaputo, dicono che sono dei piccoli progettini localizzati con delle sbarre poste nel terreno, delle cose assurde. Allora io vi leggo tutti gli enti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. Sì, ma non mi interessano gli enti, cosa c'entrano gli enti? Io voglio i contenuti, voglio sapere i contenuti, dove parla di scie chimiche. Scusa, i contenuti. Chiedo ai signori del Presidio se cortesemente accettano un contraddittorio su internet, sulla loro pagina, e togliendomi il ban che mi hanno messo quando ho cercato di discutere di questo argomento. Allora, questo qua è un signore, è un disinformatore, perché noi l'abbiamo bannato, è uno che entra in pagine che in teoria non lo riguardano, non gli interessano, però solo per diffamare e creare casino e confusione nelle discussioni. No, io accetto volentieri. Bannato. Come? Ha fatto una domanda che effettivamente porta un po' a far chiarezza su quello di cui stiamo parlando, perché oggettivamente di questo accordo Bush-Berlusconi si è parlato per un periodo molto molto breve, poi è subito stato messo da parte. È bene chiarire comunque quali sono i contenuti dal vostro punto di vista importanti, nel senso appunto delle scie chimiche, così diamo una risposta anche a chi ha telefonato. Sono 52 pagine. Mm-hmm. Non penso che adesso nella trasmissione riusciamo a trattarle tutte, però no. Ecco, perché sennò diventa un modo per non parlare dell'argomento al suo completo. Noi non ci parliamo solo sul trattato Bush-Berlusconi, è una delle tante prove. Allora, sì, se uno ha pazienza, uno c'ha la pazienza, scusi signore. Sì, Cristiano, prego. Sì, se uno ha la pazienza di andarsi a guardare, utilizzare un po' di obiettività, e anche riuscire a leggerlo in modo con una certa, diciamo, apertura mentale,
trova tante cose che confermano la realtà che oggigiorno stiamo vivendo. Quindi è un puzzle. Evidentemente nessuno è così stupido da scrivere su un trattato: oggi partiamo con l'aereo e vi devastiamo le città di scie chiamiche e batteriologiche. Quello abbiamo chiamato noi scie chiamiche, aerosol, che è il lavoro che stiamo facendo. Allora, qui non è un discorso da fare in modo fideistico, qui bisogna fare un discorso nella complessità. Allora, se uno ha la pazienza, sto dicendo, di leggersi questo trattato, potrà andare a vedere che ha delle cose abbastanza, diciamo, concrete, che creano dei dubbi, creano grosse perplessità, perché un trattato del genere non avrebbe senso se non ci fosse dietro qualcos'altro, e quel qualcos'altro lo possiamo intuire, perché ci vuole anche l'intuito, ci vuole la logica, con la vita che noi viviamo giorno per giorno, in questo momento. Ecco perché stiamo facendo questo tipo di collegamento radio, perché ci sono dei problemi molto grossi che stiamo vivendo giorno per giorno. Quindi dobbiamo fare una ricerca di informazioni che abbiano anche una logica. Capito cosa voglio dire? Sì, certo. Sì. Comunque, allora, per concludere, cioè, prendo atto che non avete risposto, e invito chi ascolta a andarsi a leggere il trattato per verificare se effettivamente parla di scie chimiche o meno, visto che è disponibile su internet. Ma non mi sembra che non sia stata data una risposta. Loro hanno dato la risposta che gli compete dare. Cioè, ribadiamo il concetto, certo. queste sono persone, cittadini comunissimi, che di fronte ad una difficoltà condivisa e che coinvolgeva tutta la collettività, hanno semplicemente deciso di organizzarsi come presidio, e ripeto, senza alcuna forma giuridica, quindi questo è importante sottolinearlo. Si sono semplicemente organizzati e stanno cercando di darsi delle risposte. Fanno quello che, certo, il loro strumento gli consente di fare. Le hanno dato la risposta che loro le possono dare. Qualunque altro genere di risposta. Il presidio è composto da persone che magari fanno più attenzione appunto ad aspetti, verrebbe da dire, quasi burocratici, perché andare a fare l'analisi del trattato ha senz'altro una sua importanza, ma non è quello che sta determinando la rovina della vita di queste persone, perché lì ci sono problemi. Purtroppo potrebbero verificarsi anche altrove, pur abitando a Parma, a Bari come nel nostro caso, a Palermo. Il problema di un cambio climatico ormai sotto gli occhi di tutti non è più trascurabile, quindi sono cittadini che stanno cercando risposte e si sono uniti, perché stando uniti riescono a sostenersi meglio e di più. Se lei però ha anche risposte, sono certa che abbiamo anche il della trasmissione, Cristiano, attenzione, abbiamo anche scusatemi un attimo che intervengo, Cristiano, un attimo soltanto, stanno arrivando delle chiamate in linea. Antonella si è arrivato un attimo male con l'audio prima, mi spiace, ecco. Bene, volevo dire questo e fare attenzione, perché se va cavallate dopo diventa un problema per chi si ascolta. Certo. Quindi andiamo avanti, Cristiano, tanto la risposta l'abbiamo data, quindi se volete pagina Facebook. Una piccola cosa che avrebbe potuto far riflettere di più le persone, dirgliela, che noi interveniamo in tante conferenze pubbliche dei meteorologi, stiamo intervenendo. Non solo dei meteorologi, perché comunque in questo momento anche addirittura dei partiti politici stanno facendo delle conferenze rassicuranti sul clima, a detta nostra, per lavare il cervello. L'ultima conferenza a cui abbiamo partecipato, dei meteorologi Friuli Venezia Giulia, che fanno una volta all'anno, nel momento in cui abbiamo portato, a fare come facciamo sempre, portiamo il trattato Bush Berlusconi, non lo vogliono neanche nominare. Però avremo un video pronto a breve, ce lo stiamo finendo di montare, come facciamo di solito, in cui in questa conferenza appunto del regionale, che è stata fatta un mese fa circa, un meteorologo che appunto era un relatore, incalzato da noi, ha ammesso che lo vedono tutti, che queste scie sono sue testuali parole, lo vedono tutte che queste sono nuvole artificiali. Ok, adesso fatto questo,
noi non ci battiamo contro le streghe, qualcosa c'è. Ma i filamenti ci sono, vero Ugo? No, non sono nuvole che provocano la pioggia. Ecco. Ok, allora, fra un paio di minuti riapriamo di nuovo le linee in diretta per consentire ai nostri ascoltatori di partecipare e interagire con voi. Tornando adesso a quelle che sono le immediate conseguenze sulla vita di tutti voi di questo inquinamento atmosferico, ti chiedo qual è stato, diciamo, c'è stato un momento durante il quale tutti voi vi siete ritrovati e vi siete detti: ma cosa sta succedendo? Nella mia famiglia c'è questo tipo di problema, anche nella mia, è stato così che è nato il vostro presidio? Cioè, avete condiviso dei problemi familiari, di salute? Allora, di salute diciamo che, appunto, essendo noi anche presidio dell'Alister e, come dicevo prima, ci battiamo da circa 30 anni per i diritti alla libertà di cura, quindi di vaccinazioni e di non, anche non fare le vaccinazioni infantili e via dicendo. Ci siamo sempre resi conto che, appunto, molto spesso i batteri vengono sparati direttamente dal cielo, quindi è una guerra chimica batteriologica. Questo ce ne siamo sempre resi conto. Diciamo che quello che ci ha smosso di più è stato il cambio della stagione. Il cambio delle stagioni, praticamente, è il fatto di vedere che il sole viene continuamente sempre schermato da queste scie. Partono questi aerei a volontà, un numero esorbitante, che scendono di quota, sopra 10.000 metri, scendono 5-6.000 metri, rorano, coprono il sole e schermano il sole. Quindi quando il sole è schermato, ovviamente tutte le condizioni atmosferiche mutano. Quindi di cosa stiamo parlando? Che il clima è impazzito, ma è impazzito dopo che mi fai volare 30-40 aerei davanti al sole? Che me lo copri, me lo schermi completamente scie? Diciamo che anche se non fossero chimiche, sarebbero un grave danno comunque all'ecosistema e alla salute umana, perché noi sappiamo che la nostra mente, il nostro corpo vive del sole, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno, ad esempio, della vitamina D per le nostre difese immunitarie. La linfa fa fatica a formarsi se non c'è il sole, ce lo stanno togliendo completamente. Qui al nord si vedono delle giornate che sono, le possiamo osservare, sono delle giornate perfette apparentemente, senza sole, partono aerei a volontà, coprono il sole e cambiano completamente quello che è la visibilità e la giornata, il meteo di quel giorno. Quindi queste nuvole, che tra l'altro arrivano senza vento, e quando arrivano possono rimanere giorni interi senza vento. Ma se non c'era il vento, che la portate? Poi quando scompaiono, ma chi è che se le porta? Da punto di domanda. Ma la gente sta rendendo conto che ci sono nuvole in cielo completamente diverse, anche per forma, per struttura, quelle che vedevamo nel passato? Si stanno rendendo conto che c'è un continuo rumore di aerei che si alzano anche durante la notte, continuamente, come quando c'era la guerra nell'ex Jugoslavia? Ma di cosa stiamo parlando? Ci stiamo inventando tutto, siamo malati di mente. Allora ha ragione Renzi che abbiamo bisogno di TSO, siamo tutti malati di mente, ci stiamo inventando tutto. Cioè, questi aerei che volano dalla mattina alla sera in cielo, c'è una crisi economica conclamata, ci sono compagnie aeree che hanno chiuso per fallimento anche. Ma i meteorologi, il CICAP, dicono che i voli sono aumentati e aumenteranno sempre di più. Ma sulla base di cosa? Abbiamo più di 8.000 aerei che passano sopra l'Italia ogni giorno. Ma con la crisi aumenta, cioè, e questo, diciamo, la prova scientifica, diciamo, che più aerei, più crisi, più aerei. Cioè, ma dico, è una cosa assurda. Poi basta vedere anche gli aerei di linea, incrociano le rotte, fanno le gare, vanno a filo, cose che non sono. E poi un'altra cosa da dire alla gente che magari non è molto informata sul fatto che le scie di condensa si dovrebbero formare sempre oltre sopra i 7.000-8.000 metri, con meno 40 gradi, 70% di umidità, quasi. Quindi in estate sono temperature che non improponibili. Questi sono aerei che noi riusciamo a vedere a occhio nudo piuttosto bene, quindi sono tutti intorno ai 4-5.000 metri. Anche perché una persona che viaggia sa che quando è in quota non vede niente a terra, quindi da terra non vede anche l'aereo. E come è successo che non c'erano neanche aerei. Scusate un attimo, mi viene da fare una riflessione.
Io credo che chiunque sia che muova le file di questa iniziativa possa essere anche qualcuno che sta in Cina o in Russia o negli Stati Uniti. Credo che facendo un'operazione del genere, un'operazione che prima o poi inevitabilmente ricadrà e coinvolgerà anche loro stessi, non credo che loro abbiano delle abitazioni fuori da questo mondo, e né posso pensare che all'interno di ogni governo nazionale o internazionale siano tutti quanti conniventi con iniziative del genere, senza per questo farsi promotore di iniziative conoscitive, non fosse altro per tutelare loro stessi ma anche le loro famiglie. Allora, lo scopo e l'obiettivo di tutto quello che sta accadendo o è oscuro a tutti quanti oppure sono tutti conniventi. Beh, diciamo, certe zone non ricoperte, basta vedere l'Africa, basta che magari uno diciamo che loro a noi c'è giunta voce, hanno la possibilità di coltivare in modi, diciamo, super puliti in zone poco perché diciamo che hanno creato una specie di continente di movimento di questi aerei, però ci sono dei continenti con meno voli, meno forniti, perché intanto sono già attaccati sotto tante altre forme di vista, ad esempio con vaccinazione, faccio l'esempio l'Africa, con vaccinazioni, cure di finte pandemie eccetera, quindi non c'è tanto bisogno dell'irrorazione. Quindi da quello che diciamo possiamo anche noi sospettare, di quello che più o meno sappiamo, ci possono essere tranquillamente delle coltivazioni che forniscono questo tipo di gente che comunque possono permettersi anche di affrontare determinati costi per stare bene e per essere protetti da tutto ciò, tanto sono sempre alle spalle nostre, sono sempre i parassiti. Allora, scusa un attimo, se posso, visto che dopo magari la trasmissione chiude e non ce la facciamo a parlare, io volevo leggere, la gente lo può fare da sola, volevo leggere almeno qualche nome dei partecipanti all'accordo Bush-Berlusconi, un accordo che è stato comunque diciamo scaricato da Tanker Enemy dal sito del ministero dopo il 2001, mi sembra qualche anno dopo, però quando si sono accorti che è stato scaricato l'hanno rimosso. Quindi io volevo giusto leggere due o tre partecipanti per far capire alla gente chi è dentro questo, diciamo, questo progetto, e al limite appunto cominciare a ragionare sul perché questo tipo di enti ha interesse a partecipare a progetti di modificazione climatica ed esperimenti sulla ionosfera. Potrebbe sì, essere giusto due o tre. Tanto Cristiano, voglio dire, alla fine della fiera la gravità di quello che accade non è più o meno rincarata dal sapere che c'è Tizio piuttosto che Caio piuttosto che Sempronio. Certo, il nemico è sempre bene conoscerlo e conoscerlo molto bene, ma io ho paura che in questo momento il vostro nemico reale, a parte loro intendo, siano i filamenti bianchi che ritrovate nei vostri campi. Ma intanto quelli se non andiamo in alto a dire chi è che lo sta facendo, però tante volte sai, guarda, vabbè, non è niente. Invece no, è importante capire cosa sono quei filamenti, perché stanno lì e come si sono depositati. Poi due o tre nomi, se vuoi, li possiamo anche fare, non toglie, non aggiunge nulla, intendo dire. Allora, il problema ci leggo perché secondo me è interessante. Un attimo soltanto, c'è una chiamata in linea, chiedo scusa. Ah, ok. Pronto? Pronto? Sì, è in linea, sì, può parlare, si presenti. Sì, sono Luciano da Verona. Volevo sostenere questi ragazzi in quanto su quello che stanno affermando. Anch'io è da 4-5 anni che seguo questo fenomeno. È veramente un disastro. Io quest'estate avevo la casa incartata dai polimeri, ragnatele per tutto, che non sono ragnatele, sono polimeri, materiali di ricaduta in seguito all'irrorazione. Esatto. Ecco, questo volevo testimoniare, ho migliaia e migliaia di fotografie nella macchina fotografica, viaggio tutto il giorno con la macchina fotografica in macchina e ne vedi a tutte le ore, di notte, tutto andare avanti e indietro, e quando arrivano le perturbazioni le bloccano, poi quando ci sono li inibiscono le nubi e non piove, poi quando piove si cercano i disastri. Però i blocchi che hanno blocco le perturbazioni, per quello Genova è colpitissima. Non sei capito molto, Simone, vuoi ripetere?
No, questi blocchi nei fronti di pioggia vengono proprio creati e bloccati in varie zone dell'Italia, soprattutto sopra Genova, ce ne sono dei fronti, e tra Treviso e Friuli. Quindi diciamo che si vedono molto di più queste zone. È come se si diano dei limiti, dei confini, e nelle zone di confine, diciamo, c'è un accumulo ancora maggiore di quest'acqua. Sembra quasi impossibile, ma è così. Quindi io ringrazio comunque, ringrazio, esatto, Luciano da Verona, che ha voluto comunque dare la sua testimonianza riguardo, e come vedete appunto parlava addirittura di una casa incartata dai polimeri di ricaduta. Quindi è importante, perché fa capire che c'è tanta gente che la pensa come noi, però molto spesso questa informazione viene sabotata, viene nascosta, così noi ci siamo soli e poverini, no, che stiamo combattendo una battaglia diciamo contro i mulini a vento, ma così non è. C'è tanta gente in Italia che la pensa esattamente come noi, ecco perché noi ci siamo piazzati qua sulla strada, ci siamo baraccati con un presidio per sentire cosa ne pensa anche la gente comune, quella che viaggia con le scorte della spesa. E a noi qui sono venuta tanta gente, tanto a firmare la nostra petizione che stiamo facendo per fare la denuncia alla Procura della Repubblica, ma tanta gente anche a farci complimenti, gente normale, di tutte le fasce sociali, di tutte le età. Quindi la dimostrazione ce l'abbiamo avuta per strada. È difficile farci il lavaggio del cervello. Dopo 6 mesi siamo ancora diventati più sicuri della battaglia che stiamo portando avanti. Ecco, abbiamo Luciano ancora in linea. Vuol dire qualcosa ancora, Luciano? Sì, sì, niente, volevo sostenere quanto stanno affermando questi ragazzi. È tutta verità, io seguo le immagini satellitari. Basta andare a cercare le immagini satellitari in internet, quelle non sentiamo Luciano. Pronto? Lì vedete un po' bene cosa stanno facendo. L'Europa la stanno devastando tutta. Queste attività vengono svolte anche in Russia, in forma minore. Rosario, se vuoi darci tu un'indicazione su quello che Luciano sta dicendo. Signor Luciano, ricevo le immagini satellitari, addirittura ho un sistema, sono radioamatore, ricevo le immagini direttamente dai satelliti, per cui non è che me la raccontano, e la meteorologia la seguo da 30 anni per passione, per divertimento, per diletto, e il cielo me lo guardo continuamente, tutte le mattine appena esco fuori, giorno e notte, vado a spasso col cane e ho il naso puntato verso il cielo, capito? Ecco, questo è quanto. Nuvole diverse da una volta, doppiate, finte. Ragazzi, vi saluto. Bene, signor Luciano, la ringraziamo della telefonata. Rosario, Rosario, un attimo soltanto, perché sta succedendo che ci accavalliamo con la voce tutti quanti. Allora, signor Luciano, un radioamatore, quindi scruta il cielo, cioè se via satellite vede le immagini e tutto quanto, da quello che capite, quindi si sentiva bene in radio, quindi arrivava bene qua, e quindi si è sentito bene la sua testimonianza per quanto riguarda questo fenomeno, che non è come dicono in molti, che non è nulla, qualcosa sotto c'è di sicuro, perché non è una cosa normale. Bene, vi ripasso la parola, Antonella, Teo, Ugo, e poi andate avanti. Sì, volevo proporre, Luciano, Cristiano, se voi ritenete di arricchire la vostra documentazione unendo anche alcuni documenti sanitari, perché è indubbio che in quelle zone, ma anche nelle zone dove, come diceva Luciano, c'è un incremento di questo fenomeno, dovrebbe esserci un aumento anche delle patologie relativamente a fenomeni di natura respiratoria, non solo neurologica. Quindi io vi suggerisco anche di arricchire la vostra documentazione con documentazione sanitaria che consenta di fare delle differenze fra le patologie esistenti lì in quelle zone e quelle dove il fenomeno magari è meno evidente. Sì. Buona idea. Dobbiamo ritrovare il tempo per far tutto. Senti, Cristiano, è un riscontro che darebbe maggiore risalto, maggiore importanza, e darebbe obiettività anche a questo fenomeno, perché avere dei dati obiettivi in rapporto alla presenza di questi contaminanti, sarebbe anche importante per il magistrato avere un documento di questo tipo, lo farebbe muovere secondo me molto meglio.
certo. Sì. Diciamo che noi ci aspettiamo anche che piano piano arrivi un po' più gente ad aiutarci, perché purtroppo viviamo in una società dove se non ci sono interessi di mezzo, anche di tipo politico, economico, ci si muove poco volentieri, non ci si mette in gioco. C'è tanta gente che si lamenta ed è abituata a farlo in internet, perché è appunto un mezzo forse nato anche per quello, però quando c'è da mettere la propria faccia, uscire per strada e fare una battaglia veramente a 360 gradi diventa un po' dura. Quindi la nostra richiesta adesso è anche quella che questo fa, perché ne ha di mezzo la propria salute e quella dei propri cari. Un po' più da fare, un po' diciamo anche gente che abbia un po' di esperienza a livello medico, che si dia un po' più da fare, perché c'è tanta gente che sta rendendo conto di questo, quindi è bene che si muovano anche loro, cioè noi stiamo già dando massimo, posso assicurare, quindi sì. Non possiamo fare i miracoli, quello che riusciamo a fare lo facciamo per ogni giorno. Sì, è devastante, perché è un tipo di guerra che tanto subito. Prego. Purtroppo noi abbiamo qualche difficoltà nel ricevervi, Cristiano. Non so se è solo nostro il problema o è così, Rosario. No, c'è un problema di ricezione da parte di Cristiano. Cristiano, prova a parlare con attenzione e chiudi il video se possibile. C'è qualche problema di ricezione del segnale, ecco perché. Meglio? Sì, forse sì. Comunque doveste continuare, basterà togliere disattivare la web, così avete più. Ok. No, quello che dicevamo è che ovviamente noi esortiamo i cittadini a darsi da fare e comunque a darci una mano. Perché anche noi siamo cittadini come loro, abbiamo famiglie e figli, quindi abbiamo bisogno anche noi di essere supportati, magari in questi casi, appunto, come c'era stato consigliato, da dei dottori o da delle persone competenti che possono raccogliere date, informazioni sulla salute della gente. Sì, è sufficiente, Cristiano, individuare alcune strutture che fanno statistica e in base a quello vedere quanto sono aumentate le malattie, per esempio respiratorie, da un decennio a questa parte, poi magari cercare anche l'agente causale, insomma, e questo certo. vi darebbe un supporto, insomma, perché il contaminante, per esempio l'alluminio, che è presente 20, 30, 40 volte in più nel terreno, o anche sostanze come lo stronzio, il bario, queste sono sostanze anche radioattive, quindi certo. Voglio dire, la presenza è un tracciante, lo troviamo. Quindi secondo me si potrebbe fare senza molto impegno una ricerca in tal senso. Almeno statistica. Sì. Sì, per il momento statistica, ha senso. Sì. Come facciamo con l'Alistair per le vaccinazioni già. Esatto. Certo. Tieni conto che qui dalle nostre parti noi abbiamo avuto e abbiamo tutt'oggi un paio di situazioni esplosive da un punto di vista... come dire, Ugo, di impatto, insomma, sconvolgente impatto sulla vita di ognuno di noi. Abbiamo avuto il caso Fibronit proprio qui a Bari, che ha mietuto un bel numero di vittime. Tutt'oggi ritroviamo pazienti affetti da asbestosi. Caso Ilva Taranto. E poi l'Ilva Taranto che ha combinato un altro bel disastro. Quindi sono realtà che purtroppo toccano ognuno di noi. È inutile far finta di niente, è inutile dire che sono presidi che vogliono seminare il panico, incitazione alla rivoluzione o alla violenza o non so io a che. Queste sono realtà precise, qui nessuno sta parlando di complotto, non è questo l'obiettivo né del presidio né tantomeno delle nostre trasmissioni. A noi interessa capire che cosa accade nelle piccole realtà, perché poi le piccole realtà sono la collettività del paese, quindi quello che accade a Pordenone è fondamentale anche per chi vive a Canicattì. È importante perché è tutto un sistema, è un domino. Se casca Pordenone, presto o tardi cascherà pure Canicattì. Quindi... Io sono stato coincidenza in Puglia in vacanza quest'estate e ho visto cosa è successo nel Gargano. Anche.
quindi e dove vive? Come vediamo, ci sono poi, mi sembra, 30.000 ettari di piante di olivi secolari che comunque sono state ammalate. Quindi diciamo che questa guerra climatica sta colpendo tutta l'Italia. Sì, a macchia di leopardo per il momento, ma hanno attaccato Antone, agosto, settembre, il nord per la vendemmia, hanno distrutto l'uva e praticamente hanno fatto 50% in meno di vino, e quel poco che c'è di vino aggiungeranno gli additivi chimici per arrivare alla gradazione che gli serve. Poi hanno attaccato Liguria, Toscana e Puglia per le olive. È sempre poi hanno toccato con gli uragani, che hanno creato gli uragani dal mare sulla Sicilia, praticamente sulle arance adesso. Ci vogliono portare al collasso. Perché se il nostro mercato, a parte che poi non avremo, se noi dimostriamo, come possiamo dimostrare adesso, di non essere più autosufficienti, non possiamo neanche permetterci, tra virgolette, di uscire fuori dall'Europa. Porteranno a questi dati alla mano tra qualche anno. I dati saranno talmente devastanti che nessuno si potrebbe permettere di dire usciamo, che poi ci arrangiamo. Non penso proprio. La crisi con la Russia, stranamente la Russia ha chiuso i ponti per primi con noi. Non ci compra più frutta, non ci compra più l'olio d'oliva, lo compra dalla Marocco, la Tunisia, lo compra da quelle parti, ma pure... Se il mercato agroalimentare è in crisi, chi ci può guadagnare se non le multinazionali dell'OGM? Compri dalla Spagna, è tutto OGM, no? Loro ti vogliono portare a mangiare OGM. Beh, qualche una di queste abbiamo già parlato in passato, la signora Monsanto è sempre lì, quindi... Gli occhi li teniamo aperti, almeno da queste parti. Comunque ragazzi, noi purtroppo siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Devo dire che è stata più vivace del previsto, sì. Non ce l'aspettavamo così, ma va benissimo. Cosa? Anche se fa freddo qua, siamo molto caldi noi. ma bisogna esserlo. Comunque, noi avremo senz'altro occasione di risentirci, perché questo è un presidio che... vedrà perlomeno il nostro supporto a livello informativo, quindi qualunque cosa accada informateci, anche se riusciamo a fare le analisi in quota, così mettiamo l'anima in pace a un po' di persone, siamo tutti più tranquilli, e intanto cerchiamo di sopravvivere nel modo migliore andando avanti con quello che fate. Certo, l'informazione per noi è tutto, quindi siamo sicuri che è una semina con raccolta, se ci diamo da fare, sperando che la raccolta non sia rovinata dalle bombe d'acqua. No, ma è importante che ogni cittadino comprenda quanto è importante l'impegno individuale, scusate la ripetizione, ma ognuno di noi deve trovare mezz'ora nella giornata per capire che cosa sta accadendo. Non possiamo rimanere ripiegati su noi stessi e sui nostri problemi, perché è esattamente lì che ci vogliono condurre. Non ci vogliono dare la possibilità e il tempo di ragionare. Quindi mezz'ora al giorno cerchiamo di ragionare, cerchiamo di capire che cosa cavolo succede attorno. Non fermiamoci a quello che ci dicono. Quindi noi ringraziamo il presidio Stop Scie Chimiche di Pordenone, ringraziamo Cristiano, Simone e... Antonio, perfetto. Grazie ragazzi di aver partecipato alla nostra trasmissione e ci sentiamo presto, Vi salutiamo con l'adesivo del nostro presidio. Guardate il cielo! Fate la festa e guardate il cielo. Stiamo devastando tutta l'Italia con questo adesivo. Veramente stiamo devastando il mondo. Stiamo fino a devastando il mondo, e questo non va bene. Però questo è uno yantra, è un simbolo che entra nella mente. Come loro cercano di farci il lavaggio del cervello col simbolismo dalla mattina alla sera, anche noi stiamo usando le loro stesse armi. Vediamo chi vince. Grazie Cristiano. Ciao ragazzi, buon a lavoro. Presto, ciao. 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 Bene, io sono qua, sono presente in linea. Massimo questa sera ha detto stop, stasera si vede, non lo so, aveva altro da fare, non ho capito bene. Ma non ci ha neanche avvisati. Non sapevo niente io, quindi va bene. È gravissimo. Forse Rosario ha iniziato a cenare prima stasera. Lo scopriremo quando lo vedremo, lo ascolteremo. Perché prima o poi. Comunque ecco. Peccato stasera che c'era una segretaria in più. Ma sai. La segretaria d'avanzo. D'avanzo in più. Poi.
quando lo vedi lo dici: stasera c'è una signora qui che avrebbe voluto salutarlo. Perfetto. Sarà tremendo. Sarà bene, fatto. Allora ringraziamo te, Rosario, innanzitutto per il tuo preziosissimo supporto tecnico. Sempre. Ringraziamo i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento mercoledì prossimo, 17 dicembre, quindi in prossimità del Natale. Credo che sia anche l'ultima trasmissione che faremo prima delle festività natalizie. E ci ritroviamo mercoledì prossimo alle 18.30 sempre su Science Web Network. Grazie a tutti, a mercoledì prossimo. Ciao, arrivederci. Caro saluto. Ciao. A tutti. Ciao.